Benvenuti su meteogiuliacci.it. Dopodomani, venerdì 8 giugno, ancora bel tempo e anche con un po' di caldo sulle regioni centro-meridionali e sulle due isole maggiori, per la presenza dell'alta pressione nordafricana. Continua invece il flusso perturbato a nord delle Alpi, che questa volta dal pomeriggio a sera interesserà più direttamente le regioni settentrionali, con qualche rovescio e qualche temporale che si spingerà in serata anche in pianura. Vediamo allora l'immagine del satellite virtuale. Vedete ancora il cielo sereno che domina praticamente su quasi tutte le regioni centro-meridionali, a parte questo corpo nuvoloso che dal Nord Africa durante le ore centrali del giorno si muoverà prima verso la Sardegna e poi verso le regioni centrali tirreniche. Abbiamo anche la nuvolosità sul Nord Italia che appartiene alla perturbazione che ci interesserà poi più direttamente nella giornata di venerdì. Vediamo allora che tempo farà nella giornata di dopodomani. Al mattino bel tempo su tutte le regioni centro-settentrionali, sulle due isole maggiori, molte nuvole invece sul nord Italia, soprattutto sul settore centro-occidentale della Val Padana e sulle regioni di nord-ovest, con qualche pioggia o isolato temporale, soprattutto sulle Alpi centro-occidentali. Nel pomeriggio nuvolosità un po' in aumento sulle regioni settentrionali, con qualche temporale, qualche rovescio che oltre ad interessare le zone alpine, un po' tutte le zone centro-occidentali, poi durante la sera scenderà anche verso le zone dell'alta pianura. Un po' di nuvole anche sulle regioni tirreniche e sulla Sardegna. Per quanto riguarda le temperature, queste saranno stazionarie sulle regioni di nord-ovest, in aumento invece di 1-2 gradi sul resto dell'Italia. Saranno per lo più comprese tra 23 e 25 gradi sulle regioni di nord-ovest e tra 28 e 30 gradi sulle restanti regioni, con qualche punta di 33-34 gradi sulla provincia di Foggia. Bene, termino qui, vi ringrazio per l'ascolto, ancora una buona giornata.